Folta pattuglia italiana alla presidenza delle commissioni del Parlamento europeo. L'eurodeputata del PDL Amalia Sartori è stata nominata alla commissione industria, mentre sono state confermate le presidenze di Carlo Casini dell'UDC agli affari costituzionali, Erminia Mazzoni del PDL alle petizioni e Paolo De Castro del PD all'agricoltura. Sono inoltre 11 gli italiani tra i vicepresidenti di commissioni parlamentari. Unione Europea di nuovo sotto attacco informatico, forse per la firma del Trattato Anticontraffazione e Antipirateria, ACTA. Giovedì l'accesso al sito del Parlamento Europeo è stato bloccato per alcune ore. Secondo i tecnici dell'istituzione europea, l'azione è stata condotta da Anonymous, il collettivo di hacker che si batte per la libertà della rete. Stop agli extra costi per acquistare un biglietto aereo su internet con carte di credito. Come previsto dalla direttiva consumatori adottata nel 2011, entro il 2014 le compagnie aeree non potranno più addebitare ai clienti più di quanto esse stesse pagano per usare un determinato circuito di pagamento. È quanto ha spiegato il commissario ai trasporti Siim Kallas nella risposta all'interrogazione dell'eurodeputato della Lega Nord Matteo Salvini. Il Parlamento italiano se l'era presa in particolare con alcune pratiche adottate dalla compagnia aerea low cost Ryanair. La Commissione Affari Costituzionali del Parlamento dell'Unione Europea ha dato il primo via libera a larga maggioranza ad una riforma che apre le porte all'elezione di 25 deputati sulla base di liste transnazionali. Il rapporto approvato è stato preparato dal liberal democratico britannico Andrew Duff, secondo il quale si tratta di un primo passo utile a far emergere una rappresentanza democratica europea. Oltre 64.000 persone hanno già visitato a Bruxelles il Parlamentarium, il centro visitatori parlamentare più grande d'Europa. È il risultato dei primi 100 giorni di vita della nuova struttura. Il modernissimo centro è aperto 7 giorni su 7 e l'entrata è gratuita. In poco più di 3 mesi è diventato il quarto luogo da non perdere in una visita a Bruxelles, secondo la classifica di TripAdvisor, sito di riferimento mondiale per le recensioni di viaggio.